siamo qui con Francesco De Totaro, anima e Ciao. Mente di questo disco, All These Songs. Allora, benvenuto Francesco. Bentrovato Bianca. Partirei proprio dal titolo, ti chiederei, da dove arriva l'idea di questo disco? L'idea nasce dal realizzare, avevo una manciata di brani inediti che volevo incidere e d'accordo con il batterista di questo disco, che è il grande Paolo Provenzano, abbiamo realizzato un intero album. Abbiamo ripescato anche dei vecchi brani, gli abbiamo dato una rinfrescata sostanzialmente in questo bellissimo studio, nuovissimo studio di Paolo. Ciao Paolo. Ciao Bianca. Doppio ruolo per te, musicista e anche a livello tecnico, perché tra l'altro siamo in questo splendido studio che è proprio il tuo studio. Lo inauguriamo così, con questo disco. Sì. Questo diciamo che è il mio spazio creativo, poi se un amico mi chiede di realizzare qualcosa con me, gli dico vieni da me e lo facciamo insieme. E così è andata, ecco. Sì, è stato praticamente l'inaugurazione dello studio, questo disco con Frankie. Sono contento che sia andata così, che abbia scelto me per poter realizzare quest'opera, ecco. Volevo realizzare un disco in vinile. Un 33 giri in vinile, come si faceva un tempo. Ovviamente adesso è tutto digitale, però insomma l'idea era quella. Infatti abbiamo cercato di ricreare anche con il nostro coproduttore Andrea Mucelli, che è anche l'ingegnere del suono praticamente, e l'atmosfera proprio vintage anni 60. Ed eccoci qua con un altro protagonista di questo progetto, Mario Manfreda, benvenuto. Grazie. Per te quanto è significato poi essere coinvolto in un progetto di amicizia, di musica, ancora una volta con stesse persone ma progetti diversi? Vabbè, è sempre importante la condivisione, è sempre importante in questo momento per stare insieme. Ovviamente con Francesco è una vecchia conoscenza, quindi abbiamo anche vissuto questi brani, anche se non tutti, poi nel frattempo sono arrivati dei nuovi brani, li abbiamo già vissuti nella dimensione live, anche se poi rispetto alla dimensione live questo disco ha un approccio un po' più minimalista dal punto di vista dei suoni, più acustico, più delicato da questo punto di vista. E ancora con noi Giuseppe Romano, bassista. Ciao Giuseppe. Ciao Bianca. Allora Giuseppe, anche per te, lavorare a questo disco, com'è andata? Qual è stato il tuo approccio? Come ti sei trovato? Guarda, è stato qualcosa comunque di molto naturale e molto semplice, semplicemente per il fatto che con Frankie ci conosciamo da una vita, abbiamo condiviso tutta una serie di percorsi, quindi appena me l'ha chiesto, non ho fatto altro che accogliere a braccia aperte questa opportunità. C'è un altro brano che mi è piaciuto molto, che è Fly Away. A parte a livello proprio sonoro, te la dà un po' la sensazione di volare via? L'idea di Fly Away nasce innanzitutto come la realizzazione di questo disco, è un sogno. Fly Away sicuramente è uno dei miei preferiti. Bella. È molto bella. E invece anche a te chiederei se hai un brano del cuore. Mi sono piaciuti tutti i brani, perché hanno il dono di essere facilmente ascoltabili. Cioè ha questo dono nella sua scrittura, i brani comunque si lasciano ascoltare, volevo dire questa frase. È così. Qui. E quindi dal mio punto di vista andrebbero bene già semplicemente chitarra e voce. Time.
qual è stata la tua traccia del cuore? Diciamo, io individuerei un paio di tracce. Diciamo un brano un po' più allegro, un po' più movimentato come All These People, che mi sembra ne aveva parlato anche prima Paolo, e poi anche So Blue, perché essendo una ballad rock molto intensa, anche dato a me personalmente la possibilità di esprimermi con un bel solo, insomma, non voglio anticipare niente, però è un brano, insomma, che mi ispirava particolarmente dal punto di vista chitarristico. Diciamo, stilisticamente Frankie lo conosco molto bene, come le mie tasche, no? Come si suol dire. Quindi per me erano canzoni come se fossero già conosciute, cioè sapevo già dove andavo a parare, lo conosco molto bene, quindi mi è piaciuto molto suonare la batteria. Comunque sono tutti bei brani, ognuno con la sua peculiarità. Ecco, io ascoltandolo ho avuto l'idea proprio di un suono quasi sporco, ma uno sporco però che sa di naturale, un suono spontaneo. Ecco, è un'intenzione questa di utilizzare un suono di questo tipo? Sì, l'idea era proprio di ricreare un sound anni 60 con pochi strumenti. Tra l'altro abbiamo utilizzato tutte strumentazioni, strumenti, amplificatori vintage. E anche dal punto di vista tecnico abbiamo utilizzato pochissime compressioni, pochissimi effetti, proprio per ricreare l'atmosfera di un disco 60s proprio. Il brano She si intitola, è un brano che ho scritto quando sono nate le mie due bambine, e infatti ci sarà anche un videoclip. E se dovessi descrivere quest'album con una sola parola, quale sarebbe? Frankie, uno dei, anche ironicamente, una delle cose, delle frasi, una parola che ci diciamo spesso è quella di mistico. Secondo me può essere un termine, anche se lui affronta, cioè, temi dalla famiglia, all'amore, al stare bene, però c'è sempre un sottofondo di spiritualità nei suoi testi, no? Qual è la parola con cui descriveresti quest'album? Come direbbe in un film Enrico Montesano, variegato. Ah. Paolo, anche a te chiederei, se dovessi descrivere questo disco con una parola, quale sarebbe? Con una parola? Domanda un po' complicata, ma direi fantastico. And I'm just looking for the sun. I'm just waiting.